Ciao ragazzi, ci siamo! Siamo ritornati in un nuovo video. Molto bene, con il pronostico gameplay della prima partita in Champions League tra Inter e Borussia Mönchengladbach. Per semplificare lo chiamerò Borussia Fake, come vedrete appunto dal titolo. E adesso quindi devo fare la formazione e ci vediamo dopo. Questa quindi è la panchina, beh, avevo fatta vedere, e quindi questa è la formazione che mi sembra di aver letto da un sito, dovrebbe essere quella ufficiale. Poi ovviamente probabilmente molto probabilmente mi sbaglierò, però da dove ho letto è questa, quindi andiamo dentro con giocare. Vai Alexander, tira qualche bella perla delle tue. Noi ovviamente cercheremo di saltarli sempre questi allenamenti. Quindi, poi ovviamente sarà sera, però come potete vedere, amichevole, vabbè, UEFA Champions League, forse le dovrò mettere perché c'è l'opzione di UEFA Champions League, però appunto ho messo una partita classica, una partita amichevole, però nonostante questo c'è comunque la sciarpinata che in una classica partita Champions non manca mai. Purtroppo non sentiremo l'inno. Scusate ragazzi, devo impostarlo. Devo impostarlo questa pulsazione e cominciamo. Andiamo dentro con il match. Con Sanchez che prova a metterla libera Hakimi. Hakimi, occhio che è molto veloce. Ashraf, metto cross in mezzo subito, pericolosa l'Inter. Che si affaccia all'area di rigore tedesca. Adesso c'è il calcio d'angolo che andrà a battere Prozic sul secondo palo. Perisic, Kolarov, Prozic, Sanchez. Recupera qui però la palla Perisic, Inter che rimane in possesso di palla. Barella però qui la perde, quindi Embolo, Embolo, Zaccaria, Embolo. Occhio al lancio lungo su Herman. Herman Marceric, recupero provvidenziale di Arturo Vidal. E quindi si ricomincia da D'Ambrosio. Lukaku. Passaggio sbagliato. Attacca il Borussia Mönchengladbach, però qui pescato in posizione di fuorigioco. Hakimi, Lukaku, Barella, 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 dentro, dentro, prova a metterlo un cross deviato, sarà ancora calcio d'angolo per l'Inter. Colpo di testa forse di Lukaku? Sì, perché non c'è stata deviazione, quindi si riprenderà con una rimessa. Barella, attacca Wente, gli ruba la palla. In maniera regolare, vai Barella, Barella che ha spazio Barella, ha spazio Barella, la prova a mettere dietro, sbaglia tutto qui il centrocampista dell'Inter. Ho voluto provare a fare un passaggio a rimorchio, però ho sbagliato, ho caricato troppo. E quindi allora il Borussia Mönchengladbach, Embolo, 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 però qui c'è la copertura fondamentale di Brozovic, mi pare, e quindi sarà calcio d'angolo per il Borussia Mönchengladbach. Perché a dirlo non ho problemi, è a scriverlo che ho qualche difficoltà, per questo il titolo del video sarà Inter Borussia Fake, per semplificare un po' le cose. Kolarov, Kolarov che ha fatto bene nella partita contro il Milan. Kolarov, Barella, Barella, c'è Sanchez che ha un po' di spazio, Sanchez su Lukaku, il pallone dentro non arriva purtroppo, sarà rimessa laterale per l'Inter. Brozovic non riesce a metterla in mezzo, però qui c'è il recupero di Vidal, Vidal che prova il cross, Murato.
Turam, c'è l'anticipo però di Kolarov. Vidal su Lukaku. Lukaku, Hakimi, corri ragazzo, corri, 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 Hakimi, con il cross in mezzo, con il pallone che termina comodamente tra le braccia di Sommer. È stato meno pericoloso di quanto avessi immaginato questo traversone. Qui in verticale l'Inter recupera palla e Sanchez va da Lukaku che è fuori gioco di rientro. Siamo già a 6 minuti di video. Però nel video scorso vi avevo fatto vedere mentre facevo le formazioni, questo no. Quindi magari viene anche un po' più corto qui, però sbaglia il passaggio d'Ambrosio, quindi il prossimo Mönchengladbach si riversa in attacco. Embolo, il pallone dentro d'Ambrosio questa volta, però proprio protagonista di un bel recupero. Inter che esce affidandosi principalmente a un portatore di palla. Lukaku adesso recupera il pallone con anche la sua fisicità. Hakimi, questa volta mette un altro traversone in mezzo. Gol! Il gol dell'Inter. Ancora Vidal che su questo gioco segna più di tutti. Secondo gol dopo quello contro il Milan. Impazziscono i giocatori dell'Inter e i tifosi nerazzurri. 1-0 per l'Inter, sperando che non porti sfortuna come nel derby. Qui Hakimi questa volta il cross dall'altra parte è corretto e Vidal va al colpo di testa praticamente da 0 metri e la mette dentro. Bravi ragazzi, 1-0. E dunque al 33esimo l'abbiamo sbloccata. Inter 1 Borussia Mönchengladbach 0, ha segnato Arturo Vidal. Ok, adesso Herman, occhio al Mönchengladbach, Herman mette un traversone ma non c'è nessun suo compagno in maglia bianca, riceve, occhio che qui perde però il pallone l'Inter in uscita, De Vrij però lo perde a sua volta, prova a schiacciarlo, l'Inter lo recupera. Brozovic, calma ragazzi, stiamo vincendo, non dobbiamo per forza giocare in verticale, Barella. Occhio che è libero dall'altra parte, Herman su Plea. C'è il recupero senza fallo di De Vrij che travolge totalmente l'attaccante. Basta, ragazzi! L'attaccante, qui però riusciamo a recuperare palla. L'attaccante del Borussia Mönchengladbach, però senza nessun particolare fallo. Barella prima su Hakimi che si defila da Wendt. Il cross in mezzo. Sommer anticipa bene Lukaku. E qui in velocità il Borussia Mönchengladbach prova a ripartire. Embolo. Plea, Embolo, occhio che scarta tutti, però qui sbaglia il passaggio e quindi l'Inter può ricominciare da Handanovic, D'Ambrosio, ancora Handanovic, Kolarov, Vidal, Kolarov, Brozovic, Danilo D'Ambrosio prova a passare ma gli rubano la palla, occhio che siamo entrati nel recupero. Embolo su Turam contro Barella, il cross in mezzo. Handanovic fa sua la sfera, fa sua la sfera. Aspettiamo. Lancia la lunga Samir. C'è Lukaku che forse ci arriva anche, non mi era mai successo che qualcuno ci arrivasse. Sui miei ringhi lunghi io li faccio sembra casaccio, però è finito il primo tempo. Inter in vantaggio 1-0, finora sta decidendo Arturo Vidal. Partita molto equilibrata, un tiro a uno, non porta a quanto pare nessuno, soltanto che 1-0 non lo so. Ci vediamo al secondo tempo che comincia in questo momento perché non ci sono cambi né per una formazione né per l'altra. Qui Lukaku subito protagonista di un bel recupero palla. Vidal però la perde, però la riconquista subito. Vidal prova a puntare lo spazio attorno a lui, però perde la palla. Qui lancio di Neusmann a Kolarov che appoggia con tutta tranquillità ad Handanovic. Riceve ancora palla il difensore serbo. De Vrij. Vidal, adesso l'Inter molto tranquilla in fase di difensivo. Ecco appunto, ma perdevamo quel pallone lì.
Brozovic, Kolarov, adesso portiamo un po' avanti la palla con Alexander Kolarov, che anche nella partita contro il Milan principalmente era De Vrij a portare avanti la palla. Qui sono gli altri due difensori centrali, tra virgolette. Qui il lancio per Sanchez non riuscito, però qui recupera un bel pallone Barella, Barella, Barella su Sanchez, Alexis Sanchez! Il Niño, la coppia cilena, va tutta quanta a segno. Dopo Vidal segna anche Sanchez, 2-0. Qui Barella recupera un buon pallone, Sanchez lo vede in dubbia posizione di fuorigioco, ma l'arbitro lascia proseguire e con una sberla sul secondo palo con il sinistro, non precisissimo, ma comunque sotto l'incrocio perfetto, segna il gol del 2-0. Bravi ragazzi! E dunque l'Inter va in doppio vantaggio, cosa che di più non si poteva chiedere. Dopo al Vidal va a segno anche il suo connazionale Alexis Sanchez. Qui Kolarov perde la palla. Plea su Herman. Herman su Perisic. Un occhio a Plea, che conclude. No, era Embolo o Plea, non lo so. Conclude comunque malamente tra le braccia di Andanovic. 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 Scusate ragazzi, ancora mi si era laggato il comando. Non volevo assolutamente fare quella cosa. Vidal. Perisic, fuori gioco. Lainer lungo a cercare, c'è Neusman, Embolo, Embolo, occhio al pallone filtrante! De Vrij disturba Herman, che poteva avere un'ottima occasione, riesce soltanto però a impensierire neanche Andanovic. Vidal sbaglia il passaggio, un Inter poco concentrato dopo il secondo gol, ma c'è De Vrij. De Vrij su Vidal, Vidal su Perisic, che si allunga troppo il pallone, ma riesce a tornare sulla palla. Perfetto, Perisic, Perisic, Perisic con il cross in mezzo. Purtroppo gli rubano la palla sul più bello. Brozovic con il colpo di tacco su Lukaku, che prova il tiro. Prova il tiro, lo ci prova una seconda volta. Stoppa la palla e la mette giù sul sinistro, ma la difesa del Mönchengladbach mura in tutte e due le circostanze. Adesso viene un po' in avanti con Nosman, c'è De Vrij! De Vrij, con un super recupero, sembrava quello del primo tempo su Plea, gli ha sradicato la palla dalle gambe. Wendt sulla fascia, occhio a Wendt, il cross in mezzo, c'è solo De Vrij, ma riesce comunque ad andare al colpo di testa al Borussia Mönchengladbach. Qui c'è un cambio per il Borussia Mönchengladbach che faccio anch'io. Ci ho riflettuto a lungo su che cambio fare, ma alla fine i cambi che ho deciso di fare è un doppio cambio. Ho deciso di far entrare Lautaro Martinez e Sensi e far uscire Alexis Sanchez e Brozovic. Volevo far entrare Eriksen, però alla fine ho deciso di cambiare in attacco. Vidal, qui passaggio molto rischioso, perché dopo vorrei dare una chance, se il risultato, se l'Inter me lo permette, a Matteo. Come cacchio si chiama? Darmian. Lukaku. Lukaku. Avanza e prova la scaricata! Lukaku! Anche per lui secondo gol su FIFA! Che gol, ragazzi! Che gol! Wow! E allora mi sa che Darmian lo potremo far entrare. Non adesso, però. Comunque questo risultato ci dà la sicurezza di esserci portati a casa la partita. Rivediamo qui Hakimi su Lukaku, che prova il tiro a fil di palo perfetto. Bel gol, 3-0, una partita impeccabile secondo me dell'Inter. Nel primo tempo all'inizio un pochino spenti e addormentati, però non abbiamo rischiato mai nulla e adesso che stiamo vincendo 3-0, abbiamo quasi la sicurezza. Adesso Barella vuole addirittura esagerare, è un po' stanco Lukaku, Lukaku. Resiste al passaggio, Sensi, Sensi, Lukaku, Barella con il cross in mezzo, esce ancora Sommer. Che sta facendo? Fatto dei passetti prima di rinviare, cioè voleva, non lo so, avrei potuto tagliarla e non vi sareste persi niente, perché
Quello che ha fatto è un po' particolare, ha fatto dei passettini e poi ha deciso di rinviare. Non lo so, boh, sarà una funzione.